colpire la pallina facendo nel frattempo roteare la racchetta, oppure farlo saltando su un piede solo. Anche questi sono esercizi che servono molto per la formazione del tennista, proprio come quelli che sta eseguendo questo giovane atleta del Tennis Club Mestre. Scopriamo di chi si tratta. Come ti chiami? Gianmarco Amore. Quanti anni hai? 12. Da quanto tempo pratichi lo sport del tennis? Quasi 7 anni. Sei quasi un veterano, insomma, nonostante la tua giovane età. Si può dire di sì. E senti, come mai hai deciso di praticare proprio il tennis tra tanti sport? Beh, allora, io il primo anno ho fatto basket, però non mi piaceva. Poi mia mamma ha sempre giocato a tennis, quindi mi ha messo lei lo stimolo per poi continuare anche a giocare. Anche tua mamma gioca a tennis, quindi, o giocava, non lo so? Sì, gioca anche adesso. Ah, quindi sei, per così dire, figlio d'arte? Sì. Senti, fai anche tu attività agonistica? Sì, anch'io. Adesso, come detto, sei giovanissimo, ma hai già qualche obiettivo? Dove ti piacerebbe arrivare dal punto di vista sportivo? Beh, il massimo sarebbe arrivare in top 100 ATP, nel ranking mondiale. Qual è il tuo tennista preferito, se ne hai uno? Sicuramente Nadal. Rafa Nadal, punti in alto, insomma. Sì. Cosa ti piace in particolare di lui? Beh, la grinta che ci mette in ogni palla, poi mi piace anche proprio il suo stile di gioco. E il tuo stile di gioco invece come si può definire? In altre parole, quali sono le tue caratteristiche forti, diciamo così? Beh, cerco di spostare il mio avversario e poi quando ho l'opportunità chiudere, anche se c'è bisogno chiudere il puntarete. Come ti trovi al Tennis Club Mestre? Molto bene, anche perché mi sono sempre allenato qua, quindi conosco molte persone. Quindi sei di casa praticamente? Sì, si può dire così.